Buon pomeriggio a tutti. Qua veramente qua ci vogliono solo fare del male. La Russia può avere le sue ragioni, punito. Il presidente russo può avere le sue ragioni. Il presidente dell'Ucraina può avere le sue ragioni. La NATO può avere le sue ragioni. Però gli altri vogliono approfittarsi. Per colpa loro deve succedere, e se non è oggi o domani, succederà la terza guerra mondiale. Finché, come dice il presidente russo, non vi intromettete, fatevi affari vostri, se no avete la peggio. Vuol dire che sarà terza guerra mondiale. Allora io dico una cosa: l'America, il signor Draghi, la Francia, l'Europa complessa, fatevi i cazzi vostri. Allora, l'informazione che stanno dando è un po' sbagliata, perché i civili ucraini non stanno rischiando nulla. La Russia sta attaccando tutte le basi missilistiche ucraine, perché la NATO si è spostata più verso dalla parte della Russia, approfittandosi di prendersi terreno. Allora la Russia non vuole questo. L'ucraino dà via libera, perché gli fa comodo avere la NATO, la parte d'Europa. La Russia questo non vuole. Tu, nella mia proprietà, te ne devi andare. È giusto che difenda la sua proprietà. Allora, l'informazione è sbagliata, che stanno dando missili ai bambini, alle donne, è tutto sbagliato. Lì ci sono persone come De Serbi, che sei in Ucraina, come Falcao, Fonseca, voglio dire, che stanno allenando le squadre. E nelle loro dichiarazioni non stanno rischiando nulla. La povera gente, il popolo ucraino non sta rischiando nulla. Sta avendo paura che sentono le bombe, sì, ma loro non rischiano nulla. Allora, date l'informazione come si deve. Sente che i mass media, giornali, televisione, social, danno solo false informazioni. Persone che parlano dell'Ucraina e della Russia, date solo false informazioni. È come io vengo in casa vostra e voglio fare, sono io il proprietario. Voi che dite? No, tu te ne devi andare, tu non sei proprietario. Così è la stessa cosa la Russia. Nella mia terra, nella mia casa, io comando. Io sono il proprietario. Voi chi siete? Me ne dovete andare. È normale che sta difendendo i suoi valori. Allora, prima che arriviamo a scaudire la terza guerra mondiale, l'America, tutta l'Europa e l'Italia, fatevi i cazzi vostri, perché la gente non sta rischiando nulla. La Russia non è scema da colpire i bambini e i civili, cioè non arriva a questo punto, che veramente. E allora cerchiamo di dare un'informazione più appropriata, cioè più pulita, non falsa informazione. Detto questo, credo che sono stato abbastanza chiaro. Io spero che questo video all'America, l'Italia, Draghi, l'Europa, la Francia, fatevi i cazzi vostri. La NATO devi stare in casa tua. Dovete stare nelle case vostre, proprietà degli altri, non vi dovete appropriare. È giusto così, ma i civili ucraini non stanno rischiando nulla. Hanno chiuso per hanno fatto la chiusura per andare in Ucraina venire, perché? Proprio per fare in modo che non succeda nulla. Ma ricordatevi una cosa, che la Russia ci rifornisce il 60% di cose principali come il gas e tutte le altre cose. Cercate di ragionare con la testa, fatevi i cazzi vostri. Abbastanza chiaro. Aspettiamo le novità.
delle persone che non si vogliono fare i cazzi loro.